ragazzi, siamo i Pirlas V e grazie ai like raggiunti nello scorso video abbiamo mantenuto la promessa e siamo qui in Arabia Saudita, ragazzi, in occasione della Supercoppa Italiana, e quindi abbiamo un tifoso milanista insieme a noi, Off-Sabor, e il tifoso interista, il signor Gnabry. Oggi vi racconteremo una delle esperienze più fighe della nostra vita, ragazzi, seguiteci. Siamo arrivati qui a Riyadh, come potete vedere, là c'è un palazzo altissimo e siamo qui per la partita Inter-Milan, perché faremo la live reaction della finale della Supercoppa Italiana, signori, dove vincerà il Milan. Adesso vi portiamo in un posto clamoroso, perché ragazzi ci sono le ex leggende della Serie A e io non vedo l'ora di incontrare, ragazzi, Totti, Del Piero, perché ci hanno avvisato che nei dintorni c'è un torneo di padel fra queste leggende, quindi adesso andremo al torneo e dopo alla partita. A dopo. Ok raga, siamo dentro Serie A, ovviamente ci ha dato i pass per entrare qui. Adesso andremo a caccia degli ex calciatori. Abbiamo sentito che c'è Materazzi, Totti, Del Piero, Vieri. Ecco, sono di là. Il nostro obiettivo sarà farci firmare le magliette. Ragazzi, siete pronti? Io sono pronto. Go. Allora andiamo. Ok, siamo dentro con tantissime leggende, come potete vedere, c'è Matri, proprio Vieri. E adesso andrò a farmi firmare la maglia dell'Inter da qualcuno. Vediamo se me la firmeranno. E adesso Gnabry si farà firmare la maglia da Bobo Vieri. In realtà non è vero, lui è un interista falso. C'è il mio nome di... C'è il suo nome, voglio vedere. Fa vedere sta firma, Gnabry, mamma mia, Bobo Vieri. Adesso Gabri ti lancia una sfida. Ok. Chiedi di far firmare la maglia dell'Inter ad Alessandro Del Piero. Ah, sicuro? Sicuro, è lì che ti aspetta. Alex, la maglia. Stato dell'Inter, però... La maglia no, no, non va bene. Si può filmare la maglia dell'Inter. Questa è storia, ragazzi. Grazie Ale. Mamma mia, fa vedere. Guarda qua. Del Piero. Adesso missione finale. Totti. Se riesci a farti la firmata, Totti, è triplete. Francesco, scusa, vai a firmare la maglia. Attenzione. No, pure la maglia dell'MSP, Samuel. Grazie Francesco. Grazie Francesco. Mamma mia ragazzi, se riuscite a avere la firma di Totti, Del Piero, Vieri e tutto di più. Missione compiuta, signori. Mi sa che dobbiamo andare direttamente allo stadio, perché tra poco inizia la partita. Quindi avviamoci, Gabri. Ci vediamo allo stadio. Ragazzi, ci siamo! Oh, aria B! Io sono pronto per tifare il mio Milan, perché vinceremo! Qui c'è una scommessa in palio, ragazzi, perché se vince il Milan, Samuel farà la foto con Leao. Se vince l'Inter, saremo noi a fare le foto con i nostri idoli, vero Gnabry? Esatto. Allora, ansia? Quella c'è sempre prima della finale. Ragazzi, siamo arrivati allo stadio, guardate tutta la sua imponenza. Cioè, non ci posso credere, qua si giocherà veramente la finale della Supercoppa e noi ci siamo, ragazzi, noi ci siamo. Sì, noi ci siamo, ma chi ti ha dato questo pass? Questa opportunità ce l'ho grazie a OneFootball e Serie A, signori. OneFootball ci ha fatto questo bellissimo regalo, ma ne ha fatto uno anche per voi, perché ha messo in palio due maglie da calcio, una del Milan e una dell'Inter. Ma queste maglie sono autografate dai calciatori, quindi c'è, Samuel, c'è un regalo migliore di una maglia autografata al tuo calciatore preferito? Assolutamente no, e io farei di tutto per ricevere questa maglia, ragazzi. Quindi, bene, sì. Gabri, quali sono le indicazioni? Per partecipare dovete cliccare sul link in descrizione, scaricare l'app e compilare il form. È gratis, è semplicissimo, ci mettete 2 minuti. Noi ce le abbiamo già indosso, mancano solo le vostre di maglie. Quindi sbrigatevi e partecipate al concorso cliccando nel link in descrizione. Buona fortuna. Però Samuel, ora mi sa che è arrivato il momento di andare nell'area hospitality. Allora ragazzi, ci vediamo direttamente là. Ok ragazzi, questi sono i nostri posti. Ci sono un po' di tifosi in giro, come potete vedere. E qui sta entrando la coppa, ragazzi. Ma la alzeranno gli interisti o i milanisti? Tra 90 minuti lo scopriremo. Guardate che coreografia con il fuoco. Mamma mia, siamo casatissimi. Manca sempre meno la partita. Dai Inter, dai. Samuel, sei pronto a vedere la prima sconfitta del Milan contro l'Inter quest'anno? E mi divertirò a vederti piangere, perché piangerai stasera. Sta zitto, ti lucidano già gli occhi, guarda, guarda, gli occhi luccicosi. Allora raga, voglio un pronostico, se avete le palle, da entrambi. 2-1 Inter. 3-0 Milan. Attenzione,
E allora ragazzi, squadra in campo, basta con le chiacchiere, è ora di cominciare. Eccolo qua, è iniziata la partita. Dai, siamo. Dai che tornate a casa senza coppa. Ci andiamo noi a Milano con la coppa, non voi. E gol, e gol. Ma sta zitto. Vai Cecu. Corri, corri. Tira, tira. No. Soliti tiri alla Cecu comunque. Prima azione pericolosa per l'Inter. Dai, soliti tiri alla Dzeko, sopra la traversa. Ti giuro, se Dzeko segna, metto questa cosa che hai detto a rally. Attenzione. Bello, bello, vai. Oh, vai. Sì! Di Marco, proprio lui. Che azione di grande calcio. Vai così. Vamo. Vamo, raga. Vamo, Samuel, non ti si sente. Era ancora Luca. Cosa, Samuel? Dico solo calma, calma. Vai. 1-0! E il Milan soffre, ragazzi, guardate il faccione di Samuel. Bisogna approfittarne adesso perché sono in difficoltà, bisogna segnare il secondo. No, aiuto, no! Prendetelo, pigliatelo! Pigliatelo! Oh, Nana! Ma che portiere abbiamo! Bravo, bravissimo Leao, dai che ci siamo! Vai, vai, Dzeko! È libero in mezzo! Bravo, bravo! E Cigno ha segnato il cigno, ha segnato il cigno, l'aveva detto tiro fuori, la butta dentro e Cigno è sorrelevo. Dai, solo di dirla Dzeko, sopra la traversa. Vai a provocarlo, che giocata, che giocatore, dai ragazzi, sì, proprio lui. Mai provocare. Ci dobbiamo svegliare. Ma sono venuto fino qua in Arabia per perdere. Oh! Se questo è il Milan, ragazzi, non si qualifica neanche in Champions. Ma non si... Ma dai, è sbagliato. Bravissimo. E sbagliamo il passaggio. E sbagliamo il passaggio. Milan è sconcentrato. Milan non è in campo. Samuel, vuoi scendere in campo tu? Pioli ti sta chiamando. Corri, corri. Oddio. Corri. Oddio. Vai. Oddio. Non ci credo. No. No. No! Ci dobbiamo svegliare! Potevamo chiudere il primo tempo in bellezza. Finisce qui il primo tempo. Inter 2, Milan 0. Sta giocando benissimo, la grande squadra, compatta, unita. Allora ragazzi, il Milan veramente sconcentrato in fase difensivo. Ragazzi, non fatemi questo, se no mi tocca scendere a me in campo. Oh, dai! E adesso andiamo a sentire un po' di pareri qui in giro allo stadio. Raga, abbiamo trovato un italiano che è più alto di me, anzi no. Allora, ti volevo chiedere, stiamo giocando male, ci dobbiamo un po' svegliare. What's happening to AC Milan? The first half was very bad for AC Milan. Hopefully we will fix everything in the second half. An advice for Milan? Maybe they should take courage in the second half and substitute Messias with Salmakers. Good luck. E allora ragazzi, torniamo per il secondo tempo. Era iniziato il secondo tempo, Samuel, questo Milan la riprende o no? Sì, sì, la riprende subito, con Leao, con Leao, con Leao. Speriamo di no, staremo a vedere. Dai Inter, dai! Subito pericoloso, sembra già entrato ragazzi con un'altra mentalità. Non si può iniziare così, raga, sveglia! Come nel primo tempo. No, attenzione, no, no. Dai, chiudetelo, no. Accelera, accelera. Ci credo. Mamma mia, partiti malissimo, raga. Dai, continuiamo così, continuiamo così. No, no, attento. Qualcuno, no, no. No, centrale. Ma tira, ma dai. Tiro di collo. Oh, attenzione. Vai, passa la dietro. Che gol, che gol, che gol, che gol, che gol, che gol. Mamma mia, mamma mia. 3-0. Ed è chiusa qua, ed è chiusa qua, ed è chiusa qua, ed è chiusa qua. E siamo noi i campioni, e siamo noi. Questo è calcio, questo. E ormai ragazzi, mancano pochi secondi alla chiusura di questa partita. Sì, e la Supercoppa italiana è nostra. Tutti in campo, siamo a casa. Non reagisce, tre pere gli hanno dato la testa.
Seconda Supercoppa di fila vinta allo stadio, frate. This is internazionale. Portiamo fortuna noi. Forza Inter sempre. Sempre. Eri, oggi e domani per sempre. Forza Inter. Però c'è comunque da fare i complimenti al Milan, perché è arrivato qui dato che ha vinto il campionato. Purtroppo non è andato bene per lui, però io sono contento. Mi viene da piangere. Oh, c'è la coppa! Ragazzi, guardate, ci abbiamo la coppa. È gigante. È proprio la Supercoppa con le medaglie dietro dei vincitori. E andiamo a vedere che l'alzano, Gnabry. Andiamo a vederla, ad esultare. Eccolo! Alza il capitano! Alza la cielo! Alza la Samir! Campione! 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 Ancora una volta! Spettacolariata! Proprio loro! Vamos! Mai visti dei fuochi così! Dal vivo è tutto più bello! Complimenti all'Inter! E adesso andiamo a festeggiare con i giocatori, Gnabry! Andiamo! Eccoci, ci stiamo avvicinando ai giocatori, qua c'è la dirigenza dell'Inter, Marotto, Osilio. La curva nord che festeggia, raga, che spettacolo vedere da qui. Eccoli qua, tutti siamo riuniti per festeggiare. Vamos! C'è Zang, bro. Qua, foto a Zang. Press, please, a foto. Thank you. Potevo chiedergli di acquistarmi. Adesso i giocatori, Gnabry. Vai, vai, puntiamo ai giocatori. Barella, Nico. C'è Zanetti, c'è Zanetti! Avvia! Passa una foto! Sì, fa una foto! Mamma mia, foto con Zanetti finalmente! Ecco i giocatori con la coppa! Guardateli! Wow, vicinissimi! Foto! C'è Skriniar, il capitano, che la bacia! Vamo raga! Forza Inter! E allora ragazzi, esperienza fantastica, ti sei fatto la foto un sacco di calciatori fighi, abbiamo visto la coppa da vicino, esultato con la curva nord. Ci sto ancora credendo, questo è un sogno, ho fatto la foto con tantissimi calciatori e ringraziamo ancora OneFootball e Serie A per questo invito in Arabia Saudita. Quindi ragazzi, spaccate di like questo video, così andiamo alla Supercoppa anche l'anno prossimo e andiamo a vincerla. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Se lo diciamo, lo facciamo. Un milione su YouTube, già lo sai. Già lo sai. Se sei con noi, metti il pollice su. Siamo i Pirlasbu. Siamo i Pirlasbu. Un milione su YouTube, siamo i Pirlasbu.